Molto spesso, nel calciomercato, si sa, quando un giocatore viene accostato alla tua squadra, guardi da dove venga, che ruolo ricopre in mezzo al campo, chi sia, dove ha giocato, quanto sia integro e fondamentalmente un po' tutto riguardo a lui. Ma quando leggi che questo giocatore c'ha questo epiteto, Inter beffata, c'è un grandissimo sì. Prendetelo a prescindere che tu possa aver giocato nel Kathmandu o che tu possa aver giocato in Serie A. Non importa. C'è l'Inter beffata di mezzo e per tutto quello che ci hanno sbattuto nell'ultimo anno contro. E allora si gode a prescindere. Dai, tanto dite che è così. È una mentalità da coglioni, però la condividiamo. Onestamente ci si accontenta anche di Inter beffata quando si parla di calciomercato e non di rettangolo da gioco. Piano piano ci riprenderemo tutte le rivincite. Vabbè, a parte gli scherzi, facciamo i seri. Andrea Cambiaso ha accostato alla Juventus. In queste ore la Juventus ha accelerato, ha messo la quarta o la quinta, se riusciamo ad andare più veloci sulla fascia con questo nuovo giocatore, e ditemi cosa ne pensate. A prima impressione, dai, tanto lo so che avete cercato quei video su YouTube che durano 4 minuti, avete visto gol, no, niente, skill, forse, assist, qualcosa su Andrea Cambiaso, vi siete fatti un'idea e già in 3 secondi avete capito, ah, questo sacro, meglio di Alexandra, e ci siamo capiti. Che ne pensate, ragazzo? Vi convince? Secondo voi resterà la Juventus o verrà girato in prestito a un'altra squadra? Perché la Juve se lo compra e se lo va a giudicare il valore del cartellino. Poi è libera di fare quello che vuole. Gli propongono un quadriennale da 1 milione di euro l'anno, un quinquennale durante la durata del contratto. Può fare qualsiasi cosa. Secondo voi che fine farà sto ragazzo qua? Parliamone un attimo, dai, Andrea Cambiaso, Inter beffata, e prima della fine del video riparlerò di un'altra cosa che riguarda l'Inter, quindi se c'è qualche interista che è finito in sto canale, vi conviene sentirlo fino in fondo, perché ho qualcosa da spendere anche per voi, per un'altra cosa che riguarda forse un'altra volta l'Inter beffata, due casi eccezionali. Andrea Cambiaso, per gli ossessionati Inter beffata potrebbe essere un nuovo soprannome, ma in realtà è un terzino classe 2000, 20 febbraio del 2000, upgrade di un anno rispetto a Luca Pellegrini, che c'è da dirlo, ovviamente, Alessandro, non lo schiodi, 6 milioni di ingaggio annuale, non lo liberi in nessun modo. Quindi, parliamo di questo Cambiaso sapendo che Pellegrini probabilmente lascerà. Per Cambiaso ci arriviamo. Gioca nel 2017-2018 nell'Albissola. O Albissola, insomma, scusatemi le pronunce. Savona l'anno dopo, Alessandria l'anno dopo, si fa tutta la trafila dalla Serie D alla Serie C, arrivando all'anno scorso all'Empoli in Serie B, appena concluso la stagione con il Genoa in Serie A, quindi per Max Allegri questo giocatore qua ha fatto tutte le leghe, tocca dirlo, le ha scalate tutte, e adesso può arrivare alla Juventus dopo aver fatto appena 26 presenze in Serie A con quel gol al Genoa, al Napoli alla seconda giornata di Serie A. Quello che avete notato sicuramente sul ragazzo, proprio a primo impatto, penso che tutti ve ne sarete resi conto, è che non ha una posizione ben definita. Ci piace? Certo che ci piace. Gioca a destra, gioca a sinistra, dove lo metti, e infatti ha già esordito in Under 21. Anche lì un po' lo sballottano da tutte le parti. Piede puro destro, ma evidentemente è quel classico giocatore che non si fa problemi a essere collocato da una parte e dall'altra, anzi poi quando cerchi proprio il piede originale ti dicono, ma è un po' il Simone Verdi delle fasce, dai, mettiamola così, quello che non lo capisci se la va a colpire col sinistro o la va a colpire col destro. Detto questo, Andrea Cambiaso, giocatore che ha fatto tutta la trafila, sì, quanto è vero il Dio, però ancora io, ad occhio, non ho questa impressione che la Juventus se lo vada a comprare per metterlo in prima squadra, sebbene basta respirare per essere meglio di Alessandro, lo sapete benissimo, però con Alex la situazione è questa, c'è da arrivare fino al 2023 alla scadenza del contratto, a quell'anno lì mi voglio augurare ci sarà la rescissione, chiuderà con la Juventus dopo aver fatto ben 8 stagioni dal 2015, mazza
Mazza, 8 anni di Juve, circa 300 presenze e probabilmente sarà ancora il nostro capitano nelle future partite della Juve quando Bonucci non starà al meglio. Sì, perché è lui l'uomo con più presenze con la maglia juventina. Parlo di questo terzino qua e vedo che al Genoa ha giocato molto spesso alto sulla fascia, terzino sinistro ma nel centrocampo a 5, nel centrocampo a 4, per il Genoa che aveva un'impostazione di difesa a 3 dove c'erano Bani, Vasquez, c'era Criscito, solitamente quella era la formazione ufficiale, cambiato leggermente più avanzato. Alle volte ha fatto anche il terzino, lo hanno un po' traslato sulla fascia, destra e sinistra, sballottato in base al bisogno, più a sinistra che a destra, giocatore che ti fa anche tutta la fascia, arriva fino in fondo, piedino curato e ricorda un po' un ennesimo tentativo che la Juve fa sulle fasce per provare a mischiare queste carte per trovare chissà forse un futuro degno sostituto di quello che ormai è lo scheletro di Alessandro. Questa stagione la Juve non può prendere Udoci, l'Udinese l'ha bloccato, se ne è parlato molto tempo fa delle intenzioni che l'Udinese ha adottato sul suo ragazzo, programmazione chiara da parte dell'Udinese, l'Udinese ritiene Molina un giocatore che ha già completato tutta la sua potenziale crescita dell'Udinese e adesso può partire perché non può fare meglio di così, così un po' come opera il Sassuolo, mentre per Udoci il club friulano ha la consapevolezza che il ragazzo possa ancora fare meglio. Ha fatto una buona stagione, ma sono consapevoli che un altro anno a Udine lo può fare e il suo valore può ancora crescere. Quindi, questo è il discorso. Alla Juve serve il terzino sinistro più di quello destro, perché a destra, bene o male, se il nostro miglior nome è Danilo, a sinistra, attualmente, il nostro miglior nome è sì, Luca Pellegrini, ma evidentemente la società ci crede fino a un certo punto. Giocatore cambiato che ha avuto anche un infortunio importante, come se non avesse avuto Luca Pellegrini nel corso della sua carriera. Ci fosse un tifoso genoano qui sotto nei commenti, accoglieremo anche la sua opinione riguardo al ragazzo. Detto questo, io ho un'impressione, cioè ho un'idea che non me la toglie nessuno, la Juve prende questo cartellino di sto ragazzo, ci inserisce nella trattativa Dragusin, che evidentemente è uno degli ennesimi giovani sul quale la Juve ha visto che non ha fatto la differenza, perché se avesse fatto la differenza per essere un 99 se non sbaglio Dragusin o quello che è, poteva già essere il titolare o della Salernitana o della Sampdoria negli anni di prestito in cui lo abbiamo insomma sballottato da qualche altra parte. Quindi, la Juventus che utilizza questi ragazzi un po' come pedine di scambio per arrivare a certi giocatori, evidentemente trova nel ragazzo la possibilità o in futuro di portarlo in prima squadra, anche se la mia impressione è quella che verrà girato in prestito. Mi viene in mente l'Atalanta, perché all'Atalanta può crescere bene, mi raccomando nel caso non facciamo la follia di darlo da qualche parte con il diritto di riscatto, perché va da una parte, magari fa anche bene, si dimostra uno dei migliori terzini esterni, giovani in circolazione, italiano anche, nonostante tutto, lo diamo in una squadra, gli mettiamo il diritto di riscatto, ce lo comprano e poi magari se fa bene lo rivendono al doppio, un'altra volta, quello che potrebbe succedere con Demiral, che è già successo con Romero. Terzini difensori, abbiamo fatto grandi confusioni con i giovani, c'è da ammetterlo. Quindi ho questa impressione qua. Non so come mai nella mia testa frulla sempre l'idea che si voglia prendere Kostic e durante l'anno lo si voglia proporlo sulla fascia. Terzino, sì, di spinta. Come abbiamo provato a fare con Spinazzola, che come lo vediamo oggi alla Roma è un terzino ma è un esterno di tutta fascia. Per me la Juventus adotterà durante l'anno, dovesse arrivare all'accordo anche con Filip Kostic, come ipotesi sulla fascia, come terzino, direte voi, è un po' di basso livello sta mossa, Ale, mettere un esterno in tutta fascia che potrebbe giocare anche nel tridente, come terzino. In realtà all'Eintracht di Francoforte non ha mai fatto l'esterno alto, ha fatto l'esterno da 3-4-3, l'ha messo sempre come asa, no, per intenderci, no? Persone amanti di FIFA. Quindi io tengo questa idea in testa, poi se la Juve mi prende Cambiaso, me la porto in prima squadra, me lo fa giocare, io alzo le mani. Vi parla un po' il me che ha vissuto alla Juve anni e ha molta esperienza a riguardo, e se penso una cosa è probabile che la Juventus la veda in quel modo. E infatti nelle cessioni e sugli acquisti alla fine siamo sempre... arriva sempre lì la Juve opera sempre in questo modo. Però l'importante è che la Juventus comunque si renda conto che al di là che tu il giocatore ci voglia credere subito in prima squadra, tu non ci voglia credere che la Juve si muova, perché quello che ha fatto con Gatti la Juventus comunque lo potrebbe riproporre con Cambiaso. Non abbiamo ad oggi la certezza che Gatti sia un giocatore della Juve per la prossima stagione, o meglio che non viva nella Juve in prima squadra questa annata futura,
E quindi la stessa cosa per me per Cambiaso. Non è ufficiale che la Juventus lo compri per portarlo in prima squadra. Però la possibilità di fare plusvalenza sul ragazzo è quanto sarà valutato? 10, 12 milioni, cartellino di Dragusin come contropartita abbassa il prezzo a 4 milioni di euro effettivi, te lo vai a comprare perché non bisogna mai rimanere fermi. Deve essere una roba dove la Juve abbia la prima squadra e anche i suoi assistiti sparsi ovunque si vada. Un po' come la carriera allenatore, né più, no, né meno. Detto questo, l'altra roba che riguarda l'Inter beffata riguarda proprio Paolo Dybala. Io non voglio dedicare video dove dico che Paolo Dybala torni alla Juve, che se c'è stato un momento di stallo nella trattativa Inter-Dybala, io sono qui a dire vai, ora c'è sta possibilità che lo possiamo vedere in bianco nero. Non si torna indietro, non c'è nessun retrofront da parte della nostra dirigenza, anche in caso Dybala sia effettivamente uno svincolato anche magari al 1° di luglio. Situazione comunque da dire imbarazzante, perché c'ha un procuratore vergognoso, Paolo Dybala, che in questo momento abbandona la Juve, e per tutti quelli che avevano già detto c'ha il preaccordo, cazzo, si sono accomodati tutti all'Inter, pure Cagni e Porci, quando intendo di Lukaku, che l'hanno dovuto prendere con un prestito di un anno senza riscatti, lui è già praticamente fatto all'Inter per Dybala, che tutti dicevano che ad aprile aveva trovato il preaccordo con l'Inter, ad oggi è sempre lì, fermo. E in questo momento mi viene da dire che non è ancora morta la trattativa Inter Paolo Dybala, perché come in tutte le trattative di mercato, prima devi cedere e poi devi comprare. L'Inter ha qualche grana, come l'abbiamo sempre avuta noi in passato per arrivare a dei giocatori dove ci sono stati poi negati per la mancanza di cessioni in quel ruolo. L'Inter deve vendere uno tra Correa e Sanchez, e anche su tutti i Dzeko il reparto offensivo deve anche permettere di essere abbastanza vuoto. Prima si vende e poi si compra, se no ti ritrovi giocatori in rosa che poi alla fine potrebbero restare e rimanere un grave problema. Detto questo, non parlo né un minuto di più né un minuto di meno per Dybala, perché sarebbe un rimando agli spiriti del passato, ai fantasmi negli specchi e negli armadi. Lasciamo perdere tutta questa roba, vedremo dove andrà, ma l'importante è che non sia un fattore di gioia vedere che Dybala non va all'Inter. Prima si pensa al nostro. È vero che da che mondo è mondo, anche quando ti lascia l'ex, vuoi sapere se va a finire in mani buone o in mani meno simpatiche al nostro pensiero, alla nostra razionalità. Questo è un po' quello che noi viviamo ancora da Dybala. Siamo un pochino dei sottoni, cioè, per certi punti di vista, che vogliamo vedere se Dybala va con quel ragazzo che tanto ci stava sui coglioni o se se ne va da un'altra parte. Gli auguriamo sempre il meglio, ma almeno tra delle braccia più a noi gentili, congeniali e simpatiche, non proprio all'acerrima nemica. Questo ci interesserà sempre, però fino a un certo punto. Quindi, Inter beffata, Mister beffata, Mister beffa, Cambiaso.